Quest'anno il Birrificio Messina spegne 10 candeline. L'emozione è tanta, ma in questi 10 anni quanta fatica c'è stata? In 10 anni fatica ne abbiamo fatta abbastanza, non solo fatica ma molti sacrifici. Noi abbiamo sempre investito in questo stabilimento, cioè siamo partiti con 8 serbatoi, adesso ne abbiamo 17 di fermentatori. Poi siamo partiti con 3 caldaie di cottura e ne abbiamo 5. Insomma, il confezionamento l'abbiamo pure aumentato come produzione. Grazie a Dio sta andando bene, i sacrifici ci sono, soldi in tasca non ce ne siamo mai messi, abbiamo sempre investito tutto quello che è investito sui macchinari e anche sulla gente, sui giovani. 10 anni fa è partita la vostra avventura come imprenditori, non è stato facile all'inizio? No, abbiamo trovato molte difficoltà, più la burocrazia che c'era, ma posso dire che alla regione ho trovato delle persone che la burocrazia l'hanno fatto uscire dalle finestre e siamo andati avanti. Questo devo ringraziare la Vanchieri, il dottore Ferrara e anche allora presidente della regione Crocetta, perché ci ha dato una grossa mano d'aiuto per andare avanti e per formare la cooperativa. Ai tempi venivate definiti gli eroi del Birrificio Messina. Non solo gli eroi, ma qualcuno ci definiva anche pazzi, anche babbi, come si dice a Messina. Dove andiamo, che fine facciamo, dureranno un mese, 2 mesi, ma grazie a Dio ora facciamo 10 anni, abbiamo fatto 10 anni di attività, è un grande orgoglio per noi, siamo partiti in 15, ora siamo 32. Tanti messinesi vi hanno aiutato quando eravate in difficoltà? Sì, tantissimi, perché noi abbiamo fatto 1 anno e mezzo di presidio e la gente si avvicinava da noi e diceva: noi siamo con voi, andate avanti, noi compreremo solo la vostra birra per portare avanti un prodotto messinese. E poi mi ricordo una signora che mi ha chiamato, che voleva donare dei soldi per aiutarci, e noi gli ho detto: io no, non possiamo accettare i soldi, perché non era giusto, anche perché era una pensionata, non l'ho potuta trovare per farla venire qua perché non ho avuto la possibilità di rintracciarla, ma mi ha toccato tanto. Lei ai tempi era il portavoce di questi 15 lavoratori, adesso presidente della cooperativa, ha mai avuto momenti di sconforto o ci ha sempre creduto in questo progetto? Sì, io sempre ci ho creduto, dal primo giorno che ho formato la cooperativa, perché ero convinto che Messina, la Sicilia non abbandonava uno stabilimento che era molto produttivo, ero molto convinto. Sono andato avanti a testa bassa, ho cercato di superare tutte le porte chiuse e ci sono riuscito. Quando ci hanno consegnato questi capannoni erano abusoleti, non c'era niente da prendere, e io con i miei compagni abbiamo fatto bianchini, elettricisti, insomma tubisti, insomma di tutto e di più. Vi siete improvvisati operai? Sì, ci siamo improvvisati operai e manuali, perché noi, la fortuna nostra è stata, però devo dirla sempre, non solo quello che abbiamo fatto per ricostruire l'azienda, ma non ci siamo inventati il lavoro, perché noi il lavoro lo sapevamo fare, e così siamo andati avanti, subito siamo usciti con le nostre ricette. Siete riusciti a assicurare un futuro alle vostre famiglie e alcuni dei vostri figli lavorano con voi? Sì, quasi la maggior parte, ogni socio ha figli qui dentro, ma questo è anche il cambio generazionale che noi vogliamo fare. Perché grazie a Dio, che prima non si pensava completamente, già 5 soci che rimangono soci sono andati in pensione e prima non era scritto in nessun posto. Il cambio generazionale è per questo, perché noi vogliamo che continui ancora produzione a Messina. La vostra storia continuerà con loro? Sì, e anche per questo siamo fortunati, perché abbiamo dei ragazzi che hanno sofferto assieme a noi. 10 anni fa qualcuno era ancora piccolo, perciò ha capito la situazione della famiglia e ha cercato pure lui di fare sacrifici, perché immaginate un ragazzo a 18 anni non avendo 10 euro in tasca per andare a mangiare una pizza, fa sempre, non è bello,
E adesso questi ragazzi ce l'abbiamo qua e lavorano con grande passione e hanno preso carico di questa azienda, perché pure loro la vogliono portare avanti. Oggi festeggerete questo compleanno, qual è il desiderio che esprimerà spegnendo le candeline? Io spero che io non ci sarò più, ma si mette 2 zeri invece di 1.